Vorrei che si unisse a noi Daniela Veli, perché prima di procedere alla premiazione del vincitore del premio Città di Firenze abbiamo il piacere di consegnare un premio importante di cui ci parla Daniela, a un corto molto bello che è stato selezionato. Quest'anno mi sono occupata di una selezione di cortometraggi insieme ai ragazzi di Palazzo Spinelli, della Scuola Cellini e della New York Film Academy. Abbiamo visionato circa 30 cortometraggi e Tommaso Borghi col suo Universi Paralletti è risultato il vincitore. Se vuoi salire il premio. Questo è stato il giudizio che abbiamo dato al cortometraggio: alla sua spiccata originalità della sceneggiatura proposta, per l'argomento attuale trattato in maniera ironica e fruibile da parte di qualsiasi tipologia di pubblico. Il montaggio risulta fluido e naturale, grazie anche alla buona fotografia. L'interpretazione e la regia sono convincenti, così come le musiche che fanno da contrappunto alla narrazione. E il corto di Tommaso Volpi si aggiudica quindi il premio Kodak, che consiste in 1.500 euro di pellicola per la realizzazione di un altro corto e della Targa Agis, che gli viene dato da una rappresentazione di tutti quelli che sono stati i ragazzi che hanno visionato i corti, che è Flavio Falci. Valeria Solarino, l'interprete. Donatella Maiorca, la regista. Silvia Nativi.
Donatella, la tua esperienza negli Stati Uniti? Vabbè, io chiaramente ringrazio Nice, ringrazio Liliana, ringrazio Grazia, ringrazio Elena, ringrazio la città di Firenze. Per me l'esperienza degli Stati Uniti e l'esperienza di tutto il festival è stata meravigliosa, perché abbiamo vinto. E quindi la sfida è nascondersi che per un regista, come dire, essere chiamato in un festival, peraltro, che vai in America e in più che vince un premio del pubblico, che poi, voglio dire, il film, io lo dico sempre perché è senza nulla togliere ai festival con premi di giuria, sicuramente il film è del pubblico, ed esiste un film per ogni spettatore che lo va a vedere. Dunque l'idea che Viola di Mare è uscita dai confini italiani e ha vinto in America è meraviglioso. Poi questo, io quando sono una bambina, questo è il mio secondo film per il cinema, l'altro l'avevo fatto 10 anni fa, quindi insomma, come dire, quindi sarà veramente un'emozione enorme e poi è il mio primo premio, quindi come dire, sono veramente felice, sono contenta. Sono contenta non solo per me, credo che poi sia, come dire, una conferma per tutti quelli che hanno partecipato, ma non sono chiacchiere, è vero, perché questo è stato un film abbastanza rischioso e difficile per tutti. Per me che sicuramente non c'è altro, è un tema difficile, per Valeria che l'ha interpretato e per Isabella, per le produttrici che sono qua, che ci hanno creduto e non era facile, non è stato facile cominciare. Per gli sceneggiatori ne manca una, Donatella Diamanti che non c'è, che sono Mario Cristiani e Pino Mandolfo, che l'hanno scritto, perché comunque è un film controcorrente, è un film che parla di un argomento, come dire, difficile. Sì, adesso sì, adesso citiamo anche l'autore del libro Giacomo Pilati, ma io tutti tanto non me li ricordo, quindi qualcuno dice in siciliano qualche trusso di mala figura, lo farò sicuramente con qualcuno, per cui non c'è niente da dire. E quindi, insomma, è stato un film rischioso, perché è un film che esce, come dire, dai generi, non è una commedia, non è un melone, non è un film... sicuramente non è il film di Natale, però questo è uno proprio assolutamente. Ma ecco, tutte le cose che fare per tutti i pubblici, quindi vabbè, io adesso poi devo dire che ricevere questo premio qua con tutta questa gente, perché siete tantissimi in sala, è veramente ancora un altro premio, e quindi grazie anche a voi. C'è un'altra sorpresa, perché la sorpresa ormai per Valeria non è più, comunque Valeria ha vinto un premio molto importante e Grazia Santini dirà dove, il perché ha vinto questo premio. Innanzitutto è una cosa veramente speciale, perché Susan Batson, che è un personaggio notissimo a New York nel mondo dello spettacolo, è attrice, sceneggiatrice, produttrice e ha una scuola di recitazione famosa. E si è interessata a Nice, ha avuto un incontro con Viviane Del Bianco e anche con Donatella, che era appunto a New York, della Maiorca, ed è stata curiosa di vedere tutti i film di questa rassegna Nice. Dopo aver visto tutti i film, ha decretato un premio, cioè che consiste in una borsa di studio, a Valeria Solarino, che consiste in una borsa di studio per una full immersion nel suo sistema di recitazione, insomma, per migliorare e accrescere sempre di più le sue possibilità. E questo non dovete pensare che, siccome dice, beh, allora è un'attrice tanto brava, non ci sarebbe bisogno di andare a scuola. Guardate che in America non finiscono mai. C'era Pettino De Filippo che diceva gli esami non finiscono mai. E in effetti in America anche gli attori più affermati periodicamente sentono il bisogno di rimettersi alla prova, insomma, di frequentare delle scuole di recitazione tra le più famose, naturalmente. Quindi, Valeria, buon viaggio per il prossimo. La motivazione.
e riesco di comunicare nella lettera appunto di Susan Batson l'istituzione del premio speciale come migliore attrice o attore intitolato a Susan Batson. Il premio consiste in una borsa di studio per una full immersion con metodo Susan Batson a Black Nexus Inc. a New York. Il premio viene assegnato per il 2009 a Valeria Solarino per la sua straordinaria interpretazione di Angela nel film Viola di Mare, diretto da Donatello.